stato davvero un privilegio essere accomunato a tanta profondità, sapienza e precisione che non sono per tutti di cui io rispondo, perché i teatranti sono ancora salutati, quindi io farò anche in questo argomento che ha un enorme peso della nostra civiltà, diciamo una parte più emotiva, secondo me. C'è qualcosa che io trovo si debba chiarire in via definitiva una volta per tutte. Una delle manipolazioni peggiori che passano nel nostro paese è quello che un meccanismo di riscrittura, soprattutto televisiva, del salotto televisivo, nella storia del nostro recente passato, sia fatta per la cosiddetta riconciliazione nazionale. Ora guardate, io credo che gli uomini debbano e possano riconciliarsi, sia loro dovere, guai se non lo facessero. Noi siamo testimoni di alcuni miracoli di questo. Lo dicevo proprio al Presidente della Commissione Europea Barroso, che abbiamo tanti problemi con l'Europa, ma ci dimentichiamo delle cose miracolose. Due paesi come la Germania e la Francia che si sono scannati per sempre, oggi non hanno neanche confini, si attraversa il confine, non c'è niente, non c'è traccia. È una cosa che solo 30 anni fa sarebbe stata pazzesca solo osare pensare. Allora questi sono i frutti della riconciliazione, però la riconciliazione può avvenire su basi precise, cioè non si può fare una riconciliazione rimescolando le carte, creando una pasticca indistinta, forzando artatamente i tempi della storia, dimenticando le priorità per cui voi avete il giorno della gloria e noi abbiamo il giorno del ricordo. Cominciamo col dire che gli uomini debbono e possono riconciliarsi. Le memorie mai. Non c'è via alla riconciliazione delle memorie e chi la tenta è uno che prepara la prossima strage. Cioè è un criminale del futuro. Come si può riconciliare la memoria della libertà, della democrazia, dei diritti primari, sociali, collettivi e individuali, con la memoria di una struttura tirannica che è stata proprio, che ha basato la propria crescita e sviluppo su presupposti ideali e ideologici che si chiamano supremazia, razzismo, sterminio, colonialismo, assassinio di massa, divisione dei popoli, popoli schiavi e popoli superiori. Dov'è il terreno della conciliazione? Non c'è. E chi lo vuole trovare, evidentemente non prepara la riconciliazione, ma prepara la riabilitazione della tirannia perché possa tornare a fare il suo sudice in forme nuove, in forme inedite magari. Allora questo secondo me è una prima acquisizione necessaria, cioè non c'è terreno di discussione e di incontro laddove si voglia riconciliare. Uno può dire, questa è una delle cose che così acutamente il professor Campana ci ha spiegato, che quei tentativi goffi, Mussolini non era razzista, razzista era antisemita, non era razzista. Noi abbiamo alcuni fatti chiari, inequivocabili. Il discorso del generale Graziani al Camisenere del Teatro Lirico dice che lo scopo, se no è il trionfo del nazifascismo, punto. Non lo dice Monio Vaglia, non lo dice un'anima cattiva, lo dice il generale Graziani.
Salò nacque per essere alleata organica dei nazisti, un'alleanza scelta, temperata, organica, sapendo benissimo cosa quell'alleanza sapendo benissimo dello sterminio degli ebrei, via dicendo, degli zingari, di quello che accadeva ai politici o agli altri che i nazisti avevano identificato come esseri inferiori. Noi è ancora tutta da raccontare, anche questa è stata sottaciuta, ma la vicenda del popolo polacco, in quanto individuato come popolo inferiore che non doveva studiare, i cui figli non dovevano studiare più della quarta elementare, perché dovevano imparare solo a scrivere e a contare fino a 500, ma non a leggere.